un artista, diciamo, futurista, perché nel 1970 già faceva uso della luce. È lei la creatrice di questa opera d'arte di fronte alla Fraternita? Sì, diciamo che più che futurista eravamo i ragazzi della ricerca. Dopo Duchamp abbiamo capito che i materiali erano fonte di nuova creatività e tutti i materiali erano validi per l'arte. Io sono partita proprio nei fine anni 60 con i neon, con le plastiche, eravamo liberi, che è stato il momento di libertà dell'arte, dell'espressione artistica. Qui bisognava fare una cosa che fosse un po' ieratica, un po'. Quindi ho tolto anche la ruvidezza a volte dei materiali, che amo io, il ferro, così. E ho pensato a un oggetto d'oro, perché questo è l'oro della vita e l'oro della storia. E sono ripartita pensando alle opere d'arte che rivedevo a memoria. Ecco come ho costruito quel video. Ho ricostruito proprio in studio una scenografia, i manti delle Madonne, con una vera scenografia, che per fortuna un grande produttore di tessuti veneziano mi ha dato i tessuti Rubelli, dei velluti e delle sete. Ho fatto il finto qua, il finto affresco di Piero della Francesca, mi sono divertita. Poi sono comparse le mani dal buio e poi si ricostruisce l'opera. Questa opera ricostruita e demolita dalla memoria, che vedrete nel video, si affianca a un parallelo di generazione di un'umanità tragica e costipata proprio in una stanza. Il Cristo di Cimabue si sdoppia, si moltiplica per dar vita a un'umanità che si riproduce continuamente fino a diventare quel caos che c'è oggi nel globo. Ci sarà un globo pieno di gente di tutte le razze, e tutta la violenza che si scatena da questo globo quotidianamente, in parallelo con la bellezza, e sotto un cuore che sanguina.